Siamo venuti oggi a visitare l'abbazia di Mater Grazie, nome conosciuto alla maggior parte dei tarantini perché la Mater Grazie è una discarica che si trova vicino allo stabilimento Ilva nella zona industriale di Taranto. Pochissimi sanno in realtà però che Mater Grazie è il nome di una bellissima chiesa che è stata abbandonata e che si trova in stato di non solo dismissione ma davvero di rovina, coperta da rovi, con il portale del 1770 totalmente distrutto e con degli affreschi che potrebbero essere meravigliosi e che sono stati abbandonati e lasciati morire. La grande bellezza di questa chiesa è che potrebbe, secondo noi, diventare il simbolo della rinascita di questa città, perché questa chiesa nasce in un posto che è simbolico, la discarica vicino allo stabilimento Ilva, e sarebbe molto bello se questa chiesa potesse essere ristrutturata, potesse essere restituita alla città, ai cittadini e ai tantissimi che sono ancora fedeli al culto della Mater Grazia, perché ricordavano i miei colleghi che fino all'anno scorso si celebrava nel mese di luglio una festa per ricordare appunto la Mater Grazia. Adesso passiamo dall'altro lato della chiesa dove ci sono degli altri affreschi e da dove si capisce che la chiesa è praticamente costruita dentro la roccia. Alle spalle della chiesa c'è lo stabilimento Ilva di Taranto. Da questa parte si entra nella parte posteriore della chiesa. Come vedete ci sono anche delle incisioni che sono probabilmente molto molto antiche. E di qua si va nella parte che tocca direttamente la roccia. Un'altra cosa che è bellissima e che potete vedere qui, c'è un affresco che 10 anni fa era ancora visibile in fotografie insomma più recenti e che però adesso è quasi distrutto, e vedete c'è un Cristo sulla croce. Questo è un affresco che potrebbe essere restaurato e che potrebbe essere restituito alla chiesa e alla città. Da questa parte ci sono altri affreschi, vedete tutta questa zona, probabilmente anche qui c'era una croce disegnata. Ci sono ancora degli affreschi sopra ed è disegnata una porta e delle navate. Lasciamo adesso questa bellissima chiesa e, nonostante sia in questo stato, seguirà poi un reportage molto più dettagliato con tutta la storia e altri dettagli sulla Mater Grazie. Ci auguriamo, lasciando la chiesa, di poterla ritrovare la prossima volta in uno stato ben diverso e che sia davvero simbolo di una rinascita culturale che dovrebbe partire da Taranto, dalle nostre istituzioni, che dovrebbe toccare tutti i bellissimi centri storici della nostra città. Sarà nostro compito portare questo video presso le istituzioni europee con le quali siamo in contatto per tutta la questione Taranto ed Ilva. E chiederemo che ci siano degli investimenti per la chiesa della Mater Grazie, per l'abbazia della Mater Grazie, non soltanto per la sua ristrutturazione ma anche per la sua resa alla vita, che essa possa diventare fruibile e che essa possa diventare di nuovo parte della storia di Taranto.